Le masse compatte delle termiti. Da ragazzo osservavo le forme che le masse compatte delle termiti assumevano nella loro unità di gruppo. Già allora mi accorsi che ad uno scopo corrispondeva una forma precisa. Prima del combattimento, ad esempio, il nucleo di testa diventava una stella per sfondare meglio il fronte avversario. Quando divenni più grande mi domandai: perché le api costruiscono senza pensare le piccole celle poliedriche senza sbagliare? Com'è che nei formicai le singole operaie si coordinano per lo scopo globale? Insetti numerosissimi, a livello singolarmente insignificante, sono capaci di compiere lavori diversi articolati in un disegno complesso. Questa intelligenza può essere fatta risalire al singolo animale provvisto di un sistema nervoso elementare? Oppure si tratta di qualcosa che trascende le modeste possibilità di ciascun componente del gruppo? Cercando di rispondere a queste domande, mi convinsi che la natura è un giornale sublime che ognuno può leggere, e divenni entomologo. Commento. Che cos'è questo qualcosa che trascende le modeste possibilità di una termite o di un'ape? Le guide rispondono. È la mente istintiva universale, la porzione della mente che noi abbiamo acquisito nel mondo animale e che adesso ci permette di guidare un'auto anche quando siamo distratti.